podcast Scelta, Cambiamento e Azione, dove tu puoi scegliere, cambiare e agire per creare un oggi diverso e un futuro differente. Queste sono le mie storie di scelta, cambiamento e azione con i fantastici ospiti che invito settimanalmente. Fin da ragazzina ho sempre desiderato creare un cambiamento nel mondo. Il pianeta è stato un'ispirazione costante per me e Access Consciousness mi ha mostrato gli strumenti per sapere che qualunque cosa è possibile e così continuo a scegliere. E tu cosa sceglierai? Ciao a tutti e benvenuti al podcast Choice Change in Action con io sono Simone, il vostro ospite, e oggi abbiamo Shayna Fernando, come la canzone degli ABBA. Oh, l'adoro, wow, come la canzone degli ABBA, perfetto. Ok, benvenuta Shayna e grazie per essere qui. Grazie. Quindi oggi volevo parlare dei corpi e dei cambiamenti che possono mostrarsi nel tuo corpo se lo scegli, eccetera. E tu hai avuto tu hai ricevuto un cambiamento incredibile nel corpo ed è veramente fantastico da vedere. Qual è il tuo sito Instagram? Ovvio, Shayna Fernando, ok, lo abbiamo nelle note dello spettacolo. Ok, quello che ho notato è che quello che ho notato con te è vedere questo, perché sei venuta su nei media e vedi tutte queste cose, ovviamente, che se qualcuno mi ha detto se vieni guardata, non pensare che nessuno ti stia guardando, tutti ti stanno guardando, non lo dimenticherò mai, eccetera. Ed era, mi ricordo da piccola, quando ti dicevano non dimenticarti che i bambini, la gente ti guarda. Quindi ho visto il tuo viaggio con il tuo corpo, come lo vuoi chiamare, viaggio come lo vuoi chiamare, e volevo farti questa domanda. La cosa principale che ho notato, ovviamente, è che hai perso una quantità assurda di peso, veramente tanto. Quindi, innanzitutto, quanto ne hai perso? Lo sai? Ho iniziato a 115 kg, appena un po' di più, e adesso sono a 71, quindi ho peso quasi metà del mio peso. E sono meno adesso di quanto ne ho perso. Ok, wow, questo è fantastico. Quindi se state pensate circa 150 kg, sono 300 kg, non so, guardate quanto è in libre, non lo so, se volete controllate, fatevi la conversione, ma sono veramente tante. Quindi innanzitutto volevo viaggiare fare questo viaggio con te e dire ok, quando sei arrivata a questo peso, cosa hai pensato fosse il luogo che hai scelto per essere in quel modo? Beh, penso che ci fossero un sacco di cose. Sicuramente sono sempre stata un po' più grande rispetto agli altri, e parte di questo, crescendo, è stato che la famiglia in cui sono cresciuta vivevano in un modo molto diverso rispetto a quello in cui vivo adesso. C'era cibo, per me era divertente avere... mangiare, quindi per loro questo era normale e io, per me lo era anche, quindi non sapevo e non avevo l'idea di poter andare a cercare qualcosa di diverso, perché mi faceva felice mangiare e io amo il cibo, quindi mi rende felice e pensavo che quello sarebbe stato il mio essere felice per sempre. È solo fino ad adesso che mi sono data il permesso di guardare qualcosa di diverso e a vedere che quelle cose che amo ancora di più, e questo veramente mi ha cambiato moltissimo. Ok, questo è grandioso, grazie. Ci sono un paio di cose che volevo sottolineare qui. Una è quando hai detto che è come... che sei sempre stata più grande. Non so dirti quante persone ho sentito dire questo, oh, ero sempre grande, ero sempre un po' grandina. Da bambino, senza ragione, la famiglia era, non è che ti offrisse sempre le cose nutrizionalmente più migliori o magari l'educazione, e allora tutti dicono ah, sono sempre stata un po' grande. Quindi puoi parlare di questa energia di quando si dice ah, sono sempre stata un po' più grande. Oh, l'ho detto anche sempre io, sono sempre stata più grande. E ho visto che a scuola, adesso ho visto le foto, in effetti non ero proprio più grande degli altri, effettivamente sono piuttosto alta, quindi avevo una figura più grande degli altri, ma pensavo di essere più grande di quelli degli altri. Quindi puoi parlare un po' di questa cosa e di come le persone, o meglio tutti quelli che funzionano da questo punto di vista, cosa possono fare ed essere per cambiare questo? Beh, sicuramente quando funziona questo punto di vista
entri in questo pensare di non poterlo mai cambiare, sono sempre stata così, sarò sempre così, e poi entri in questo loop che resterà così per sempre. E quando dici che sei sempre stata così grande o quanto lo pensi, io lo ero fisicamente, pesavo il peso di mio marito quando avevo 10 anni, quindi ero effettivamente più grande, pensavo che non potevo capire questa cosa, ero diversa rispetto agli altri bambini, ma non capivo bene la logistica di questo, ma sapevo che ero sempre così e che mi sono sempre sentita così, e alla fine sono caduta nel pensare che se sono stata così per così tanto tempo, sarò così per sempre, e tutte le persone attorno a me hanno continuato ad andare per quella strada, quindi io pensavo che fosse inevitabile, e quindi poi mi sono detta, se riesco a rompere questa abitudine dell'essere sempre stata quella più grande, del pensare di esserlo, allora posso pensare di cambiare questo modo di pensare. Sì, volevo fare un paio di frasi di pulizia di Access Consciousness qui, quindi voglio chiederti anche che cosa ti ha fatto cambiare qui. Perché mentre parli sento le persone che dicono, ah, è inevitabile. Sì, quindi se state ascoltando questo, sappiate per favore che potete fare un cambiamento in ogni area della vostra vita. Stiamo parlando di corpi, ma potete tirarlo fuori e metterlo dentro nei soldi. Oh, sono sempre stato povero, sarò sempre così. No, non deve essere così, per forza. Si può applicare in tutte le aree della vostra vita dove le persone pensano di avere un problema, dove pensano di non poter cambiare le cose, e tutto questo non è vero. Quindi tutti i povaz emozionali, quindi tutti i luoghi dove stai evitando e difendendo che è inevitabile, che questo è il tuo destino per la vita, questo è quello con cui devi vivere, questo è il tuo corpo e non puoi cambiarlo. Per favore, adesso revocate, reclamate, rescindete, revocate, distruggete e screate tutto per gli azliardi. Giusto, sbagliato, bene, male, popò, tutti i 9 shorts, boys, povaz and beyond. E questa è la frase di pulizia di Access Consciousness, e la trovate su theclearingstatement.com. E se state ascoltando il mio podcast un po', lo sapete già. E lo trovate anche su YouTube spiegato, e se volete potete anche vedere anche il podcast. Se state ascoltando il podcast sarà anche su YouTube. Quindi potete dire, ok, poco a poco dovunque ho deciso di non essere diverso da quello che è, giusto, sbagliato, bene, male, poi tutti i 9 shorts, poi Spovaz and Beyond. Che cosa è stato quando hai detto, ok, io posso cambiare questo, posso scegliere qualcosa di diverso? Credo che per me diventare una mamma è stata una grande parte dell'inizio del cambiamento, perché sono stata... essere una mamma è una cosa che non credevo di essere in grado di fare per molto tempo, e quando ho fatto un figlio ho detto, oh Dio, allora posso fare qualsiasi cosa. Non mi sono mai sentita così forte, e forte non era qualcosa che sentivo di solito come un feeling per me, e non aveva senso per me, in particolare come in quel periodo, perché ero in terapia intensiva con i bambini, e anche lì sapevo che volevo essere qui. Stavo rischiando di non essere qui, perché i dottori dicevano dovresti essere morta. Io ho detto no, ho appena avuto un figlio, voglio stare qui, non ho intenzione di morire. Non voglio semplicemente essere qui, essere al bordo e guardare i bambini. Io voglio stare con i miei bambini. Fino a quel momento è possibile, fino all'ultimo. Questo è veramente figo, perché posso sentire l'energia che hai portato, che vuoi essere lì per un altro essere, è veramente figo. Ok, che ottimo, mamma, sei una mamma fantastica. Ok, quindi che cosa viene dopo? Che cosa hai scelto dopo? Beh, per un po' non ho scelto nulla, quindi sono tornata a casa, avevo il mio bambino, tecnicamente stavo ancora non bene. Ok, perché stavi non bene? Che cos'era il non bene? Era dovuto alla salute o altre cose? Sì, era dovuto al peso, avevo veramente dei blocchi nel sangue, e dalle caviglie all'ombelico avevo come si chiamano, quelle cose che bloccano le vene, che mi avrebbero potuto ammazzare più di una volta.
E quindi veramente mia mamma è quasi morta per la stessa cosa ed è stata salvata dai paramedici 3 volte e io avevo 40% dei miei dei polmoni ricoperti di grasso, quindi per me era una cosa molto fisica che il mio corpo dovesse non essere qui, ma lo era, quindi voleva essere qui ancora vivo. Quindi sono venuta a casa, avevo mio figlio, quello appena nato, poi ancora quello più piccolo, quello un po' più grande. E poi sono entrata in quello spazio del voler avere ancora un figlio e comunque avevo questa energia del volevo cambiare le cose, che non volevo che questo fosse per sempre, ma che volevo prendere la forza che potevo sentire in ospedale e renderla per tutta la mia vita. Volevo sentirla ancora più forte, volevo essere qualcosa di più che stare solo seduta lì a guardare i miei figli, quindi mi ci sono voluti tipo 18 mesi pensando a che cosa volevo scegliere dopo e poi ho scelto veramente velocemente, ero tipo che devo cambiare il mio corpo, voglio cambiare il mio corpo, avevo tutte queste richieste nel mio mondo che pensavo che fosse tutto impossibile ed erano impossibili in base alle opinioni della società, a quello che puoi fare, a quello che non puoi fare. Per me mi ricordo guardare Instagram e cercare qualcuno che avesse perso un sacco di peso dalla taglia in cui ero io e ogni volta che vedevo qualcuno dicevo l'hanno fatto, è possibile. E poi dicevo vedevo che avevano fatto la chirurgia per la perdita di peso, che va tutto bene, ma io volevo scegliere che non fosse quello. Quindi ogni volta che lo vedevo mi eccitavo, mi emozionavo e dicevo, ah, mannaggia, l'hanno fatto e allora senza non è possibile. Ma sapevo che non era così, quindi volevo continuare a scegliere, anche se non avevo questo esempio di qualcun altro che l'avesse fatto, ho detto io sarò quella persona che quando qualcun altro mi guarda, guardando su Instagram, cercando qualcuno che l'avesse fatto, mi potesse trovare e io potevo essere questo esempio per loro. Quindi ho prenotato un appuntamento alla palestra e in effetti ho provato a fare da lontano e mi hanno detto vieni di persona, io non me la sentivo, mi sentivo tipo che non mi meritavo di andare in un posto come quello perché pensavo che ho bisogno di persone che sono già in quel modo, non possono andare in palestra. Allora ho mandato un messaggio a questa signora e ho detto vorrei che tu venissi qui e nel momento in cui sono diventata onesta con me stessa di questo, tutto quello che avevo bisogno si è mostrato. Lei mi ha detto quando venire che non ci sarebbero state persone, che potevo farlo in un quel modo che funzionasse per me, quindi non doveva essere che le persone venisse, non so, vieni qui per 2 ore, ti presentiamo tutti, puoi fare tutto oggi, ti mostriamo gli attrezzi, eccetera. Ma questo non funzionava per me. Mi ricordo che sono andata e ho chiesto a mio marito di aspettare in parcheggio perché sapevo che avrei avuto bisogno magari che lui fosse lì se avevo bisogno di scappare. Oh, fantastico questo. E non sapevo che cosa indossare. È stata una giornata incredibile. Mi sono detta, oddio, devo andare in vestiti da palestra perché sono andata in palestra oppure devo sembrare sportiva per andare in un posto di una palestra. Ma io non ho queste cose. Quindi ho preso questo vestito giallo molto 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 evidente, molto luminoso, e perché pensavo che le persone non mi avrebbero visto se fossi stata in un vestito, e sono andata e l'energia poi si è chiuso il giorno dopo per via del Covid, quindi hai tutto preparato, tutta questa energia e poi tutto si è chiuso, ma in effetti ho semplicemente fatto la scelta, e anche se non sono potuta tornare fisicamente in palestra, io ho fatto la scelta, e ogni giorno mio marito mi ha aiutato e veramente, e ho detto andiamo a fare una camminata su per questa collina che abbiamo vicino a casa, e poi tutto era chiuso, se abbiamo fatto
Questa camminata sono riuscita ad arrivare solo a metà, ci siamo girati e siamo tornati indietro. Questo era il primo giorno, abbiamo continuato a farlo ogni singolo giorno e la settimana dopo siamo arrivati in cima alla collina ed è stata veramente una cosa grandiosa per me, perché sapevo che anche se non potevo tornare in palestra, mi sono iscritta e questo stava succedendo e io potevo fare cose nel frattempo, quindi ho continuato a scegliere, ho continuato a provare, ho fatto progressi, che è stato veramente grandioso per me, perché sapere che potevo arrivare in cima alla collina, c'è una cascata lì e io ho donato questo alla mia famiglia, hanno avuto la possibilità di vedere la cascata in cima alla collina perché io potevo arrivarci, quindi tutti questi piccoli doni lungo la strada che penso mi abbiano fatto continuare ad andare avanti e mi ha fatto capire perché lo volevo scegliere innanzitutto, perché ci sono sì giorni difficili e altre cose, però ho continuato ad andare avanti e si può andare avanti. Beh, quando hai iniziato questo? Quando hai scelto? Questo non è molto tempo fa, quindi quanti chili circa in media al mese hai perso? Sì, è tanto. Letteralmente ho perso più o meno ogni settimana peso. E adesso sta rallentando perché il mio corpo, voglio dire, 71 kg, va bene, ok, possiamo anche aver finito qui, no? Sì, ma l'ho fatto da per 2 anni, wow, sì, questo veramente mi colpisce veramente tanto. E mi colpisce anche l'energia che vorrei che le persone che cogliessero qui, anche vederti su Instagram e sui social media, scena, è questa storia della collina, che hai continuato a scegliere, e il fatto che anche ti sei data questi 18 mesi per stare nello spazio, per sapere che desideravi scegliere qualcosa di diverso. Quello che ho visto che succede molto con i corpi è che le persone dicono, ah beh, c'è, non so, l'ultimo dell'anno è questo, quella cosa che succede sempre, in cui tutti dicono, ah, quest'anno farò questo, quest'anno farò quell'altro, quest'anno perderò 2 kg a settimana, e poi dopo 5 settimane, dopo 5 giorni dicono fanculo. Quindi, voglio dire, ho fatto un tempo fa una intervista con Warren Buffett che... E gli ho chiesto perché le persone non ascoltano come tu gli hai detto come diventare ricchi. Lui ha detto perché non è una gara di corsa di velocità, è una maratona, quindi si tratta di cambiare il tuo punto di vista riguardo a te, il tuo corpo, le tue scelte, e anche non avere alcun punto di riferimento, tipo quando tu dici oh questo è possibile, non sei riuscito a trovare un riferimento per questo, tu sapevi che questo in effetti è impossibile perché lo puoi scegliere. E questo è il potere e la potenza della scelta e del nessun giudizio, è veramente qualcosa di fantastico, qualcosa di grandioso. Wow. Quindi ascoltate, se state ascoltando questo, per favore controllate Shaina su Instagram e guardate, o come ho detto, com'è con il vostro corpo, che si tratti del vostro corpo o di qualcos'altro, sapere che potete scegliere con la vostra scelta, voi potete scegliere una realtà diversa, potete scegliere quello, l'aspetto che avrà la vostra vita. Perché voi siete così come siete adesso, perché l'avete scelto, perché funzionava per te. E questa è una cosa che chiedo moltissimo, perché che cosa posso scegliere adesso che è diverso, perché so che è possibile, perché ci sono tutte queste cose con Instagram e social media, ovunque le trovi, c'è questa cosa che quando arrivi ad una certa età non puoi perdere peso. Stavo guardando questo l'altra sera e ho detto... Ma questo è così non vero per me, voglio dirlo, perché non voglio dire che sono stronzate, ma non è vero per me, perché una delle cose che ho notato è che il mio corpo sta cambiando tantissimo negli ultimi mesi e l'ho giudicato così duramente per così tanto tempo, tipo che svegliarsi di mattina e dire ok, quanti giudizi di me posso avere oggi di me? E c'era questo pensiero lineare con il mio corpo e mi sono poi detta, ah, se smettere di giudicare il mio corpo, cos'altro si potrebbe mostrare? E questa è stata una delle cose più difficili per me, non riguardava un certo tipo di cibo, non era questa cosa che era mia, personale, riguardava il cambiare il punto di vista sul mio corpo e iniziare a essere grato per il mio corpo. E ogni giorno mentre mi sono distesa a letto metto le mani sul corpo, potete farlo anche voi, e dire ehi, buongiorno, sono io, sei il corpo, siamo io e te il mio corpo. E c'è questa gentilezza, questa cura.
per il mio corpo e faccio sempre una domanda tipo che cosa ci vorrebbe che oggi sarebbe più grande di ieri e iniziare ad ascoltare il mio corpo e non sorpassarlo. E letteralmente nel mio mondo, in questo folle modo di giudicare che ho, ok, se riesco a superarlo il mio corpo posso fare quello che voglio, ma se pensi al tuo migliore amico e gli urli sempre addosso dicendo no, stai sbagliando, il tuo migliore amico se ne andrebbe. E io veramente non so quale follia, punto di vista folle che avevo sempre, che potevo superare il mio corpo. Mi sono detta, wow, ma posso ascoltare il mio corpo, wow. È venuta su una facilità. C'è qualcosa di molto più grande, questa facilità nel mio corpo, universo, la consapevolezza si sono aperta. Ehi, qui ci sono gli arcobaleni, gli unicorni, esistono, ah, c'è una cascata alla cima di quella collina, c'è sempre. E quindi, a prescindere da dove sei con il tuo corpo, come sarebbe iniziare a smettere di giudicarlo? Perché per me anche la dimensione non è rilevante, voglio dire, perdiamo così tanto tempo a guardare l'immagine dei nostri corpi e questo non è assolutamente rilevante. Voglio chiederti qualcosa di questo tra un attimo, perché per me è irrilevante, perché ogni corpo non è uguale agli altri, letteralmente. Quindi passiamo l'intera vita a scusarci per quello che abbiamo creato, al modo, all'aspetto che abbiamo, il colore della pelle, troppe lenticini, qualsiasi cosa che hai deciso che è sbagliata nel tuo corpo. Come sarebbe se non fosse sbagliato e se iniziassi invece a fare la domanda che cosa c'è di giusto di me e che cosa c'è di giusto del mio corpo che non sto cogliendo e tutto quello che non ti permette di percepire, sapere, essere, ricevere, che cosa c'è di giusto di te e del tuo corpo, distruggi e screi per gli ausiliardi, giusto e sbagliato, bene e male, pop up, tutti e nove, shorts, voice, povas e beyonds. Quindi voglio chiederti, adoro di come ti riferisci a quando hai avuto i figli, che dove hai detto ok, voglio essere qui. Quindi quali sono state, come quella è stata la scelta principale, uscire dal giudizio del tuo corpo, no? E vedi come ero emozionata quando ne parlavi, com'era che quando hai prima avevi giudizi e uscire dai giudizi, cosa significa questo viaggio nelle tue scelte? Beh, questo è sicuramente ancora in progressione, sta ancora succedendo. Sì, beh, anch'io non sono 100% fuori dal giudizio del loro corpo, nessuno conosco che non abbia alcun giudizio del suo corpo, perché tutti dicono oh no, sto invecchiando, oh no, sto ingrassando, oh no no, aspetta un attimo, perché se prendo questo e questo, come sarebbe non avere giudizi? Questo è un lavoro continuo, sì, assolutamente. Sì, ed è cambiato molto anche nell'ultima settimana. Quindi prima mi giudicavo sempre per il mio peso che il mio corpo aveva e per aggiustare questo pensavo di dover raggiungere un certo numero. Quindi ho superato qualsiasi numero che stavo mirando sempre e poi ero in quello spazio del... E questo ha cambiato moltissimo, perché sono stata su questo viaggio, le persone mi guardano perché ho fatto tutte queste cose ed in un certo senso penso sono diventata me, questo è quello che ero, perché se non avessi avuto quello, guardo il numero, se guardassi ai numeri e non ci fosse nient'altro, che cosa posso fare dopo? Sparirei. Quindi doveva cambiare per forza, doveva spostarsi dal puntare a un numero perché non c'era nessun altro luogo dove andare. E anche la settimana scorsa con il mio nutrizionista, da cui vado tutte le settimane e chiacchieriamo di cibo, che è interessante perché in un certo senso non ho un'opinione su buon cibo, cattivo cibo, perché ascolto il mio cibo, ascolto il mio corpo, e quindi ho detto oh, ho mangiato un milione di pere tipo questa settimana, e lei dice ah, oh, questo ha senso perché il tuo corpo segue le stagioni e adesso è il momento di le pere. Quindi la bilancia ha fatto più o meno la stessa cosa, è rimasta sullo stesso peso tipo per 4 settimane, è stata la prima volta che è successa questa cosa. Quindi dentro di me ho iniziato ad entrare in panico, perché ho detto ok, è finita, e sono salita sulla bilancia, si è spostata un po' ed ero preoccupata di aver finito, e lei mi ha detto beh, che aspetto ha? Questo è un numero, è un aspetto? E poi mi ha detto rispondimi prima di poterci pensare. No, non è un numero, ho detto. E quindi mi si è spostato un peso da addosso, perché la società ti istruisce di
inseguire un numero. Quindi quando ho detto no, non è un numero, ho detto e allora il tuo corpo poteva respirare, no? Tipo ha detto ok, abbiamo rinunciato ai numeri. Wow, sì, è stata veramente una cosa grossa. E poi non credo di poter correre dietro a un aspetto, e anche le parole sono venute fuori dalla bocca ed erano così pesanti, così fastidiose, ma avevo deciso che perché ero sempre stata grossa, adesso ha un aspetto diverso. Ho un sacco di pelle vuota che tendeva a essere piena, e adesso non sarò in grado ad avere l'aspetto che i giornali dicono che sia l'essere in forma. Non ho questo look, quindi ho detto no, non credo di poter inseguire un aspetto. E poi ho detto ma no, questo non è vero, perché per la prima volta mi guardo allo specchio tutte le mattine e per molto tempo non vedevo nulla che mi piacesse, e invece adesso guardo allo specchio e ho delle spalle di cui sono così fiera e sono muscolose, e non avrei mai osato chiedere di avere delle spalle che hanno l'aspetto di quello che hanno adesso, e sono veramente fiera, ed è una cosa molto visiva, e non credo che sia vero di non poter chiedere qualcosa di questo genere. Quindi anche se dico, se ho detto non posso avere un look particolare, ho considerato che non è vero, e sono tornata questa settimana, ho un nuovo obiettivo per me stessa che è interamente fisico e che si basa sull'aspetto, e che è veramente vano da dirlo a qualcuno, sono veramente emozionata, voglio vedere che cos'altro è possibile. Quindi adesso il mio culo è tipo piatto e c'è molta pelle vuota lì dietro, e non so, sto cercando come fare per capire, per cambiarlo, e perché questo sedere è per me solo per divertimento. Quindi operazione costruire un sedere in questo momento. Operazione costruire un sedere, l'adoro, ok. Quindi quello di cui parliamo in Access Consciousness è solo per me, solo per gioco, senza parlarne neanche un poco, anche se non dovrei dirlo sul podcast, perché tutte le volte che le persone condividono qualcosa, è quello che stanno cercando, è qualcosa che noi vorremmo, qualcosa che ci viene negato, quando proiettiamo un giudizio a loro, allora dicono oh, non ce la posso fare a farlo. Molte persone amano questa gioia del fallimento, mentre per me quando cerchi che c'è qualcosa di diverso, come hai detto le tue parole, sto cacciando questo, cacciando quello, e c'è questa cosa del divertimento che posso percepire nel tuo mondo, ho detto wow, che cosa diavolo altro è possibile adesso, perché nulla è impossibile, si mostrerà nel modo in che ti piacerebbe, chi lo sa, potrebbe essere qualcosa di completamente diverso. Mi piace questa cosa che hai detto delle tue spalle. Io l'altro giorno stavo parlando della mia clavicola, perché ho detto wow, mi piace l'aspetto che ha la mia clavicola. Sai quando ti metti in una determinata inclinazione e dici hello, e che è veramente sexy. No, è una cosa che è quella. Quindi vorrei invitare tutti quanti voi che state ascoltando a guardare a che cos'è che ti piacerebbe chiedere. Cambiare è una cosa, e la puoi mettere lì. Che cosa stai chiedendo, ma senza avere questa aspettativa che si deve mostrare in un determinato modo, perché Shania sta entrando in questa operazione di costruire un sedere, ma puoi sentirlo che lo fa dall'energia, da ehi, vediamo come si mostra. Ma se tu chiedi che stai cercando qualcosa di specifico, ma hai già deciso che non è possibile, e poi lo riempi di questi giudizi e queste aspettative che ti sei proiettato su te stesso, che hai ricevuto da altre persone, che ti mettono sempre nella posizione dei nuovi giudizi, del non poterlo fare, che non è vero, come sarebbe invece chiedere qualcosa e dire non ho idea di che aspetto avrà, smetterò di cercare di controllare tutto e inizierò innanzitutto a smettere di giudicare me stessa e il mio corpo, e cercherò che diavolo ancora si può mostrare qui e avere molto più divertimento rispetto all'energia con i nostri corpi. Sì. Ok, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere qui per le persone che stanno ascoltando? Adoro come parliamo di corpi qui, fantastico. Beh, penso che
Voglio ricordare che nulla è impossibile, se veramente puoi scegliere, puoi farlo. E quando ho iniziato questo e sono entrata in palestra nel mio vestito giallo, mi ricordo di aver detto a tutti: lo farò, perderò questa quantità di peso e non mi riconoscerete più. E adesso è successo. Ma quando l'ho detto, credo che molto di me, e l'ho fatto per far sì di avere un po' di riconoscimento, ma non era quello che pensavo realmente. Sono passata oltre a quello che il mio corpo poteva fare. Ci sono tutte queste cose che può fare che non avevo mai osato chiedere. Tipo, sto chiedendo le cose più divertenti. Ho questa lista di cose che voglio essere in grado di fare, una di queste è di usare penso la scala orizzontale nel parco giochi dei bambini. Io non sono mai stata in grado di farlo, non sono mai, e io ero molto più emozionata di ragazzi quando l'ho provato. Ehi signora, via da queste cose, è tipo dei momenti dei bambini adesso. Ed ero lì aggrappata a questa cosa e ho detto, mio marito mi diceva salta, e lui mi ha detto alza le gambe, ma non posso, ma l'ho fatto ed è successo così velocemente, l'ho fatto milioni di volte. Ah no, quella. E poi devi provare a mostrare a te stessa che poi non puoi mai dire non ce la faccio, devi dire ok, lo faccio ed è fatto. E poi questo apre un sacco di porte che in continuazione sto facendo tutte queste cose e vado in palestra, sono andata in palestra ogni giorno per almeno 3 ore. E non è un impegno per me, io l'adoro, mi rende felice, ed ero quella ragazza che non era una ragazza sportiva, non facevo sport a scuola, ricevevo delle, mia mamma mi dava delle giustificazioni per non doverlo fare. E non pensavo che questo mondo fosse uno in cui mi fosse permesso di far parte. E invece lo so che ci sono e non sono. Posso fare cose nel mondo che cambiare le cose per le altre persone e mostrare alle altre persone che ci sono cose possibili. E lo adoro e lo faccio tutti i giorni ed è un tale dono per me che probabilmente in questo momento è l'unica cosa che scelgo interamente per me e che mi rende così veramente felice. E ci sono altre cose nel mio mondo che stanno cambiando, tipo il mio mondo deve cambiare, la mia relazione si muove attorno a questo, ma nulla di tutto questo è difficile, perché è una scelta che rende il nostro mondo ancora più grande, semplicemente succede nel modo in cui succede. Ed è veramente, questo rende una scelta più facile, e quando scegli qualcosa di questo, può essere di questo genere, se può essere molto difficile, ma non è necessario che lo sia, deve essere una scelta costante, ma non l'ho mai sentito difficoltoso. Quando dico a qualcuno che ho perso 80 kg, sembra che sia una cosa difficile, ma non lo è stata, e sono stati i 2 anni migliori della mia vita, non è stato difficile. Voglio aggiungere anche qualcosa a questo prima di finire con questo podcast. Io so anche che quando dice alle persone che hai perso 80 kg, che dicono, oh, magari non hai mangiato. Ah, io ho mangiato tantissimo cibo. Sì, io ti ho guardato fare questi piatti incredibili su Instagram e ho detto, cacchio, è grandioso. E c'era, non so se hai fatto un picnic o qualcosa del genere l'altro giorno con tuo marito. Ho detto, questo cibo è fantastico. E questo, con molti punti di vista riguardo il non mangiare, sono quando ti devi rieducare, no? Devi fare quello che funziona per il tuo corpo. Quindi grazie per questo. Voglio anche chiedere questo, te lo chiedo adesso dal vivo. Sto facendo una serie, anzi inizierà una serie in luglio, anzi se volete vedere simonmilazas.com/body/body series.
e credo che sarà una chiamata ogni due settimane, avremo un sacco di cose lì e mi piacerebbe che tu venissi come ospite a parlare di te in questa serie, se vuoi. Ok, sì, per favore. Ok, simonmilazas.com/bodyseries, ci saranno informazioni anche nelle note del podcast. Quindi voglio esplorare anche questo, perché per me è tipo quattro anni fa, se mi avessi detto fai una classe sui corpi, avrei detto avrei voluto vomitare, no, aspetta, fammi parlare di soldi, business, qualsiasi cosa, ma non corpi. E mi diverto invece tantissimo col mio corpo, più divertimento di quanto ne abbia mai avuto in tanti modi diversi. E come hai detto tu, anche sto dicendo cos'altro, ma non da questo avere, dover costantemente inseguire qualcosa, ma da un wow, ho attualizzato qualcosa di diverso qui, quindi adesso che cos'altro, con cos'altro vorrei giocare e essere con il mio corpo. Quindi voglio aggiungere, adoro questa cosa che hai, questa lista. Quindi se state ascoltando questo, se non sentite nient'altro va benissimo, come sarebbe scrivere 10-20 cose che vi piacerebbe fare col vostro corpo che hai deciso che sono impossibili, e come sarebbe iniziare a seguire questo guardando questa lista e distruggere e creare tutti i giudizi che hai con quello sul perché non puoi farlo, perché questo è il primo passo. Se devi superare il giudizio e poi dire ehi, un passo dopo l'altro, oh hello, sto andando, ok, fatto. E questo veramente, il mondo è un posto glorioso e la terra è un posto glorioso, e ci sono così tante avventure che possiamo avere, e i governi, qualsiasi altra cosa, tutta una serie di merda che sta succedendo, ma non serve essere quello. Noi siamo molto più grandi di questo, quindi possiamo essere gli esseri infiniti che siamo sul pianeta Terra quando lo scegliamo. Quindi grazie mille per esserti unita a me oggi, sono veramente grata per te, e parleremo, se metteremo il link su Instagram in modo tale che si possa andare a guardare tutti i cibi meravigliosi che vedo e che metti, e poi veramente vorrei che venissi a parlare sulla body series, sulla serie sui corpi. Quindi stai qui ancora per un secondo, chiudo per tutti gli altri, grazie per essere state qui, partecipate con i vostri amici e grazie per essere qui, grazie, ciao. Se ti è piaciuto questo podcast, assicurati di sottoscrivere o premere il pulsante Segui sulla tua piattaforma d'ascolto preferita per essere notificato dei nuovi episodi. Leggiamo tutti i commenti, quindi se c'è qualche argomento di cui vuoi sentir parlare, faccelo sapere. Se vuoi sapere di più degli strumenti, avere informazioni e riguardo le classi menzionate nel podcast, vai a www.simonmilazas.com e seguimi su Instagram, @simonmilazas. Oppure il podcast ha il sito Instagram, @choicechangeandaction. E non dimenticarti che puoi scaricare le note dello show. E infine, divertiti il più possibile oggi!